Nascerà finalmente la rotonda nell'incrocio della morte a San Nicolò Tordino, ovvero l'incrocio semaforico in via Galileo Galilei di fronte all'ex Mitos. Oramai è certezza. Il progetto rientrerà nel piano integrato di riqualificazioni urbanistiche e verrà finanziato totalmente da un privato. Ieri mattina, nel corso di una riunione in commissione urbanistica del comune di Teramo, si sarebbero definiti alcuni punti. In pratica, il progetto è legato alle delle concessioni urbanistiche che l'amministrazione rilascerà a una ditta privata per ampliare delle costruzioni nei pressi di Villa Falchini. Un classico do ut des proposto dallo stesso privato che finanzierà la costruzione della rotonda e che non dovrebbe portare nessuna uscita dalle casse comunali. In pratica un'operazione a costo zero. L'ANAS, che attualmente ha la competenza del tratto di strada, rilascerà al comune la necessaria concessione e autorizzazione. Una buona notizia per i residenti di San Nicolò, ma anche per tutti gli automobilisti che transitano sull'incrocio ogni santo giorno, un luogo che ultimamente è tornato alla ribalta della cronaca per il numero di incidenti, specie da quando il semaforo non è funzionante. Recentemente, in un consiglio comunale, il sindaco Maurizio Brucchi si era interessato del problema, dichiarando che, dato il numero di incidenti nel tratto, era doveroso sollecitare al più presto un intervento da parte di tutti gli enti, quindi anche di ANAS e Provincia di Teramo, quest'ultima competente nel tratto che sale a Villa Falchini. Ieri, intanto, in un incontro con l'ANAS, Brucchi ha sollecitato la stessa per la riaccensione dell'impianto semaforico, una soluzione tampone in attesa della realizzazione della tanto agognata rotonda. Incidenti, lunghe file e imbottigliamenti lungo tutte le direttrici si spera diventeranno solo un vago ricordo.